Buche, transenne e cornicioni che cadono, ostia ponente l'estate tra difficoltà e srande abbassate. Lei ha un'attività commerciale che in questo momento però è intorno a tutta una recinzione per il pericolo dei cornicioni. Le dà fastidio per il lavoro oppure no? Penso che è intuitivo il fatto che possa dar fastidio. La gente si sente pure poco protetta ad entrare perché se lei ha dato un'occhiata al palazzo ci stanno la possibilità dei crolli e continua. Quindi sì, dà fastidio. Anche le macchine parcheggiate, io non so con quanta tranquillità le possano tenere parcheggiate, quindi è tutta gente in meno che viene, potenzialmente, sì. E poi ci sono ancora tanti negozi chiusi, un'estate complicata a lavorare così. È un'estate complicata, ma purtroppo non ci si può fare niente. Qui ci sono tanti negozi chiusi, ma molti sono del comune. E il comune non ha pensato a mettere qualcosa di alternativo, tipo una farmacia comunale. Io mi viene in mente questo, potrebbe essere un'idea. La stessa palestra comunale l'ha messa giù in fondo alla gabbianella, mentre qua si potevano sfruttare, insomma, le soluzioni. Però non è stata pensata. Potevano anche fare qualcosa in modo da far pensare ai giovani di imparare un mestiere, quindi assumere dei vecchi pensionati che sapessero già un mestiere per poterli poi far insegnare ai giovani. Questa è un'idea che ho io, con tutti i negozi chiusi che sono nel comune, che sono Si smitti, potevano si fare. potevano usare, magari creare attività a costo zero per chi voleva investire, perché l'affitto magari lo facevi pagare molto poco. In piazza Gasparri molti sono i cittadini che si lamentano delle saracinesche abbassate e la rabbia per questa ennesima estate di semideserto e disagi si avverte, specialmente fra i residenti. Senta, ma Ostia Ponente come sta messa quest'estate? Schifo. Tutto quanto? Tutto, tutto. La zozzeria, gente e tutto quanto. Stiamo a vivere in mezzo alla zozzeria. Sempre. È sempre stata così d'estate, Ostia Nuova? Perché c'è gente che non ha un po' di educazione, un po' di rispetto. Acchiappano la roba, dove buttano, buttano, non gliene frega niente. Quindi dipende da tutti. Dipende da tutto. Qui ci vorrebbe proprio un controllo del comune. Tra malumori e amarezze, in un'estate veramente complicata, c'è spazio anche per qualche riflessione che non riguarda solo Ostia. Pure al centro di Ostia stanno così. Quindi non vi stanno trascurando solo a voi? No, ma è tutta Ostia, dai, doveva fare, sono tutti recinti, perché anche voglio dire, stiamo al mare, le case prima o poi bisognerebbe ristrutturarle. Perché sono vecchie? No, queste no, dal 60 sono fatte, perciò non è che chissà quanti anni hanno. Questa zona cosa manca? A me personalmente mancano i negozi che hanno chiuso tutti. Fra i tanti argomenti spiccano i suggerimenti di alcuni commercianti. Chiedono all'amministrazione comunale di utilizzare i locali sequestrati, magari per iniziative di rilancio economico e produttivo del quartiere.